Ragazzi, il tè è pronto, non facciamolo freddare, venite da questa parte. Avete sentito? Ragazzi, avanti, tutti a fare merenda. Permessa! Ah, ecco i dolci per i nostri piccioncini. Ecco qua, fatemi questo, bambino. Ecco, arriva la torta. Ragazzi, avete sentito? È arrivata la torta, è arrivata la torta. Sì, guardate che carina, ognuno di questi pupazzetti è uno di voi. E loro sarebbero così buoni e tranquilli? No, non mi pare proprio. Ma vieni qui, senti bene. La regina della festa sono io, quindi sparisci. Ehi, giù le mani da Flora. Ehi! Come ti permetti? No, ma che cosa fai? Ma non toccarmi! Che cosa hai fatto, Florenzia? Amore mio, ho fatto di tutto per rovinare la festa che ho organizzato con tanto amore. Spiegati, per favore, che è successo? Che è successo? Io volevo solo trascorrere un bel momento. Volevo che tutti fossimo contenti e lei lo ha fatto apposta. No, io volevo solo dare una mano. Florenzia, fai silenzio. Zitta quando parlo io. Aspettami nel mio studio, lì chiariremo tutto. Io volevo trascorrere un bel momento in famiglia. Volevo che fossimo tutti contenti, che stessimo tutti bene. Invece guarda. Florenzia, nel mio studio, avanti. Fila, avanti. Federico! Che c'è? Aiutami! Aspetta, Greta, per favore, accompagna Delfina alla messa. Poi, Flash, mi posso fare da sola! Ah, questi grandi sono tutti pazzi! E ora cosa? Cosa succederà, Flor? Per colpa tua la licenzieranno sicuramente! No, non la licenzieranno. E se poi la licenziano, sai che faccio? La porto con me a Salta. No, io non permetterò che la mandino via. No, no, no. Ma se la mandano via, io vado con lei, qui non ci resto. Giusto. Permettete una domanda, voi due siete fidanzati? No! No, piuttosto mi cospargo di benzina e mi do fuoco. Vogliamo scherzare? Con lui, sei matto? È una pazza scatenata, ma ti pare che io... Ma dico... Domani ti batto in due set. Se ti va, possiamo anche scommettere. Mi vuoi battere qualcosa in due set? Sei proprio convinto che mi batterai? Io non perdo mai. Scommettiamo? Sono pronto. Quanto? Dai. Scommettiamo Lucia. La tua ex ragazza, ma sei matto? Ah, e perché sarei matto? Accetti o hai paura? No, non accetto e non ho paura, ma non sono come te, non sono una bestia. Insomma, fai decidere a me, Lucia è mia. E in fondo è solo una ragazza, non è importante come un'auto o non so che... Cosa? No, dai, stavo scherzando. Ti spiego, se Lucia non è rimasta con me in Messico è solo perché i genitori non glielo hanno permesso, ma a 18 anni la porterò via. Se lei vuole. Lo vorrà. Lei fa sempre quello che dico io. Fino a domani, quando ti vedrà perdere, la tua immagine subirà un danno irreparabile. Domani ti mangio crudo. Allora, è un bravo ragazzo, vero? Sì, meraviglioso, lo straccerò. No, 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 occhio, vedrai che non sarà tanto facile. Quello è un campione sul serio. Dovrai sudare 7 camicie per batterlo, Franco. Sì, sì, aspettiamo di vederlo. Mi allenerò e lo batterò. Siediti, per favore. No, no, siediti bene, per favore, siediti bene. No, lì, siediti lì. Lì, ho detto. Ai, 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 ai. Allora, Florencia, mi vuoi spiegare per quale motivo tu finisca sempre per avere problemi con Delfina? Perché le fai fare sempre brutte figure? È tanto difficile fare le cose per bene, Flor. Non vedi che lei cerca di avvicinarsi ai ragazzi? Perché ti intrometti sempre? Parla! Per favore, parla! Che cosa vuole che le dica? Lei è accecato dall'amore, non crederebbe a una sola parola, quindi faccia quello che crede sia meglio, a me non importa. Odi me, ami Delfina, del resto è lei la sua fidanzata, per cui... Che posso dire? No, però c'è una cosa, una sola, ma devo dirla. Se Delfina alzerà le mani su Roberta e i bambini, interverrò e come, a costo di perdere il lavoro e finire sui giornali. Aspetta, aspetta, aspetta. Di che stai parlando? Niente, la mia bocca ha parlato sulla senza controllo. Federico! Vada dalla sua fidanzata. Forse la crema della torta le ha provocato un altro attacco allergico. Vada, la sta aspettando.
litigare, è un'ora che discutete. Ma è lui, che ti importa della penitenza che io chiedo a Pat? Certo che mi importa, perché non abbiamo stabilito che per penitenza ci fossero anche i baci. Ah, ma certo, avremmo dovuto firmare un contratto e stabilire anche il numero dei baci. Basta, smettetela tutti e due. Perché mi hai fatto conoscere il tuo amichetto? Io ho passato l'età in cui si gioca con la PlayStation. Ciao. Ma meno male che si toglie di torno, che tipo. Hai visto quello che hai fatto? Invece di aiutarmi hai peggiorato tutto. Grazie, Martin. Beh, il tuo amico è decisamente un maniaco sessuale al primo stadio. In questi casi si deve avere un atteggiamento repressivo, non si può. Ehi, Paz, se n'è andata. Voglio morire. Ti odio, Florencia, ti odio con tutto il cuore. Perché devi essere mia sorella? Perché? Chi è? Sono io, Delfina, tutto bene? Oh, amore mio. Oh, che ti è successo? Fammi vedere. Quell'ipocrita di Florencia ti ha detto che è colpa sua, spero. Sì, sì. Sì, certo. È colpa sua. Sì, però adesso ascoltami, mi hanno anche detto. Cosa? Che tu hai picchiato Roberta. È vero? È così? Federico, come potrei picchiare una bambina? Tu sai con chi stai parlando, come puoi chiedermi se ho alzato le mani su di una bambina? Aspetta, io Ma non... di cosa stai parlando? Ascolta, no, 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 va bene, scusami. Dimentica quello che ti ho detto. Vado a dire a Pedro che riporti i ragazzi a casa. Sì. Non l'ha cacciata? Ma com'è possibile? Però, quando saremo marito e moglie, allora vedremo se potrai ancora difendere quella ragazza. Che ci fai tu qui, stupida? Ho l'alito cattivo. Apri, apri. Energia! Nepina! Tutto passato. Questo phon ha la turbina di un aereo. Sei bella come una regina. Ma dai. Bene, ti ho accontentata? Certo. Segno il conto perché non posso fare cassa, sono 10 pesos. Bene, mi togli questo? Sì, sì, certo. Ecco fatto, a posto. Grazie. Ciao. Ciao. Come stai? Salve. Tutto bene? Sì. Fammi indovinare, lavori per un telegiornale e stai cercando la parrucchiera dell'anno? No, no, per me al primo posto c'è la musica, ma poi vorrei fare anche il regista di documentari. E allora... Bello, sì! E vuoi fare un documentario sulle parrucchiere? No, non è questo, ma filmo tutto perché mi piace filmare quello che vedo. Vuoi che faccia qualcosa? Va bene, potremmo fare un film intitolato Un giorno con Mirta la parrucchiera. Sì. Sai una cosa? Cosa? Potresti fare un bel videoclip al tuo gruppo. Ottima idea. Come ho fatto a non pensarci prima? Ottima idea. Merito un bacio per l'idea, no? Certo. Ehi! Stavi per darle un bacio? Tu le hai dato un bacio? No, no, ma figurati se mi metto a baciare la fidanzata di un amico. No, non ne sarai capace. Allora sono io che ho visto male, non la stavi baciando. No, no. Vieni, devo raccontarti una cosa. Sì, d'accordo, va bene. Ciao, amore. Andiamo. Sì, andiamo. E muoviti. Basta, Thomas, stai tranquillo. Federico ma mi ha mandato. Ma è furioso. Va bene, ma gli passerà, lasciamolo riflettere. Flor, Flor. Però tu gli hai detto che Delfina voleva picchiarmi. No, ma come potevo dirglielo, Roberto? Così, spero. Non gli ho detto niente. E poi tanto non mi avrebbe creduta. D'accordo, allora siamo noi che adesso dobbiamo fermare quella donna. E al più presto. Questa storia non può finire così. Io avrei qualcosa per farle uno scherzo, guardate. Mi riconosco. Bene. Che cosa bene, sono? Perfette. Bombette puzzolenti, un odore di poco pestifero. No. Non si può. Ragazzi, non possiamo mica usarle. Perché? Vi immaginate se le tirassimo addosso una di queste? Lei che cosa farebbe? Ti sarebbe tantissimo. I miei complimenti, Flora. Cosa? E poi fai la santarellina. Oh, no, signora, no, 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 non aggiungete niente. Shh, non intromettetevi, queste sono cose da grandi. Prima di giudicare, provi ad ascoltare quello che le dice, vedrà che capirà. Quello che ho signore... appena sentito mi basta e mi avanza, Roberta. Adesso tu fila a buttare quella porcheria. Signor Federico, Federico, vuoi ascoltare? Non è giusto. Lascia lei stare, ha detto Tom, solamente... lascia stare, ti prego. Sono abituata a non essere capita, non importa. Oh, poverina. Ragazzi, voi venite con me, il mio autista vi riporterà a casa vostra. Tu resti qui e pulisci tutto alla perfezione. È chiaro? Forza. No. Pronto? Ciao, Franco, sono io. Lucia, non sai cosa è successo? Lo so, devi giocare contro Mickey. Scusami, ma chi te l'ha detto? Perché Mickey mi ha appena avvertito. Ehi! E sai cos'altro ha detto? No, cosa ha detto? Che se dovesse batterti, questo potrebbe rovinare il nostro rapporto. E insomma, ha capito quello che è successo tra di noi.
Lui ha detto questo? Sì? Beh, è un vero gentiluomo, sì. È stato con te tanto tempo, per cui l'ha presa bene. 2 mesi non sono tanto tempo, Franco. Ma io so che volevi andare con lui a vivere in Messico. Dimmi la verità, non preoccuparti. Perché questa domanda? Sei un po' geloso o è una mia impressione? No, geloso no. Davvero? No. Conosci un posto dove possiamo restare un po' soli? A casa. Franco, con tutta la gente che c'è nella tua casa, io... Vedi, in casa mia c'è uno scantinato, c'è una soffitta, ci sono molte stanze e molti nascondigli. Allora ti va bene questa sera? Sì. Sì, 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 i ragazzi si sono divertiti, sì, ma la festa è dovuta finire un po' prima, purtroppo. Sì, ora Pedro li sta riportando a casa. Volevo avvisarla, grazie, arrivederci, arrivederci, grazie. Federico, Federico, adesso è tempo per parlare con noi. Vogliamo spiegarti come sono andate le cose. No, no, non voglio parlarne, ho detto basta. Mi sono spiegato. Perché? Smettetela con questa storia di Pedro e Delfina. Vi prego, imparate a rispettare la persona con la quale ho scelto di passare il resto della mia vita. Non è possibile che voi mettiate sempre in dubbio una cosa per me così importante. È chiaro? Oh, l'aria di questa casa è già irrespirabile. Immagino come sarà quando il signor Federico si sposerà con quella strega. A me hanno dato ordine di fare questa strana torta. Io va fuori di testa. Come può accusarmi senza ascoltarmi, senza ascoltare l'altra campana? Cose andare così, tu puoi fare niente, piccola. Ah, Greta, questo non va bene. No, la cosa non finisce qui. Il signor Federico deve ascoltarmi, farò valere le mie ragioni. Può contarci. Greta? Ja? Greta, per favore, mi prepari un tè con 2 aspirine. La testa mi esplode e non riesco a lavorare. Va bene, faccio subito, tra 2 minuti. Tu cosa fare? Perché non ci parlare adesso? Fai sentire le tue ragioni. No, adesso ho un groppo in gola, sono troppo nervosa. Ah, tu vai, qui ci passo io. Ah, la porta. Fatto ad aprire subito. Che succede? Ah, accidenti, questo è un porcile, non una cucina. Non potreste dare una pulita? Va bene. Non osare presentarti in salotto, sporca di farina. Il postino, una lettera. Una lettera? Sì, per lei, prego, leggere. Grazie. Ho aggiunto un nuovo in più. Fantastico. Oh, no. Più morbido. Oh, no. Che cosa le succede? Oh, no, non posso crederci. Che cos'ha, signorina Delfina? Oh, no. Si sente bene? Cosa succede, re santo cielo? Che le hai preso? Cosa le hai fatto? Signor Federico, non le ho fatto niente, neanche l'ho toccata. No, prego, non c'entro niente, sono svenuta, sto bene. Sì. Forse un abbassamento di pressione, mi sono sentita male, ma è passato. Ma ora stai bene, sei sicura? Stai bene? Sì, sì, ho provato come un'oppressione qui al petto, così improvvisamente. Al petto? Quasi non potevo respirare, ho pensato che stessi per morire, è orribile. Smetti di sventolarti, ti posso prendere un po' d'acqua. No, mi fa bene sventolarmi, mi tranquillizza, appunto, mi sento meglio. Appunto, la lettura ti farà stare. No, vado da sola, tu resta qui, ce la faccio. Sta tranquilla, sto bene. Strano. Sembra che, miracolosamente, questa volta la colpa non sia mia. Florencia, ti chiedo scusa. Sono un po' sotto pressione, non volevo accusarti. Via, non si preoccupi, signor Federico. Sono cose che capitano. Non ha bisogno di scusarsi con me. Permesso? Herr Federica, volere che aggiungo 4 aspirine al tè? Eh? Delfina... Ora che vivi con gente ricca e famosa è stato facile trovarti, come stai? Io penso di tornare a Buenos Aires da un momento all'altro. No, mi potresti trovare un posto dove dormire? Non so ancora la data, forse tra un anno, tra un mese o una settimana.
Chi può sapere, devo ancora decidere. Mi sei mancata tutto questo tempo. La cosa migliore della mia vita è stata quella di fuggire con te, come nei film. Bene, ci rivedremo. Ti amo ancora come il primo giorno. Tuo Lorenzo. Pronto, mamma? Ciao, tesoro, che cos'è? Mamma, ho bisogno che torni subito. Questione di vita o di morte. Ma amore, qui sto così bene e tu mi chiedi di tornare in quell'inferno. Ti prego, non fare troppe storie, devi tornare. Se te lo chiedo ci sarà un motivo valido. Va bene, sentiamo che ti hanno fatto quelle piccole bestie. No, no, i bambini non c'entrano, Lorenzo. Ho capito bene. Lorenzo. Sì, mamma, Lorenzo. Ciao, fata. Va tutto bene? Ho capito, adesso arrivo. Ciao. Dove vai così di fretta? A trovare Faccia. Non sta troppo bene. Vai davvero da Faccia o vai dal tuo maestro di piano? Per caso sei stato promosso mio guardia del corpo ufficiale? Che succede qui? Perché usi quel tono? Niente, stavo dicendo a Mattias che esco con le ragazze del gruppo. Ecco. Ah, ma tra un'ora esatta ti voglio a casa, chiaro? Sì, signore! Un vero generale! Adolescente. Non per intromettermi, ma quella ragazza esce di continuo. Non dovrebbe studiare. Ha molte cose da fare qui in casa. Attento a quello che dici, altrimenti sarò costretto a promuoverti mio sergente maggiore. Se con questo vuoi dire che devo farmi i fatti miei, d'accordo. Dico tutto il contrario. Dico che se ti preoccupa tanto, vai pure, seguila e riferiscimi. Ma che vengo a riferirti? Non sono un poliziotto, ho solo detto che... Cosa? Niente, vado a risolvere un problema in ufficio, Altrimenti non finisco più, ciao. Vedi, Nico, per me Sofia è... È una bella ragazza, certo, ma forse ha qualche, insomma, qualche chilo di troppo. A me non sembra così grassa, sempre meglio di Mirta, che certo, se permetti... Mirta non è una Venere, ma se le togli gli occhiali ha dei begli occhi. E poi Mirta ha le gambe belle, lei ha guardato bene le gambe, come sono lunghe. Non mi sembra, sia... Sì, Mirta, sediamoci, voglio dire che se Mirta tu la vesti bene, no? La porti, ad esempio, in una buona boutique e le metti indosso qualcosa di appariscente. Insomma, fammi capire, a te piace o no, Mirta? Sì, sì, un po' mi piace, certo, però a te, Sofia, non ti dice nulla? Sì, mi piace. Bene, allora cosa ci importa se ci prendono in giro? Giusto, dicano quello che vogliono, se hanno se il piaccio. Se noi siamo convinti, questo ci basta, no? Ma certo, non possiamo farci influenzare dal gusto degli altri, sarebbe... Se ti piacciono quelle brutte, ti piacciono quelle brutte. Se mi piacciono le cicciottelle, mi piacciono le cicciottelle. Esatto, forse Mirta non è Miss Universo, ma a me piace. Ehi! Ciao, Nicolas. Ha lasciato questo al negozio. Ah, grazie. Ciao, Florencia. Ciao, Facundo, come stai? Bene, grazie. Ho portato gli abiti per il defilé. Sono questi. Piano, ragazzi, fate piano. Cercate di non avvicinare gli abiti ai voi. Venite, grazie. Portateli qui. Ecco, così. Ma scusa, vuoi che apra un negozio? No. È stata Delfina che vuole che voi donne di casa li troviate. Che meraviglia. Bene così, ragazzi. Belli, vero? Sai però che ti dico, io non mi ci vedo molto a fare la modella, non lo so. Non dirlo nemmeno per scherzo, tu sfilerai e andrai benissimo. Piano, non sono piano, il tipo, non piano, so, se no non sfilare. No, no, nel modo più assoluto. Entrate. No, sfileranno le signore, non le donne di casa. Certo, le signore, ma Flor non ha niente di meno e potrà sfilare. Avete finito? Posso Cosa sapere mai? Il perché di tutti questi abiti? Delfina mi ha chiesto di fare una prova con gli abiti prima della sfilata, per cui... Ti prego, amore, non dire niente. Non si può stilare in modo improvvisato, capisci? Ho bisogno di verificare, di provare, di mostrarti. Va bene, ma per favore portate tutto nella camera dei giochi, di là, da quella parte, oltre all'ingresso. Va bene, perfetto. Vi faccio vedere io. Da questa che traslochiamo? Ragazzi. Che sta succedendo? Franco, vieni con me a darmi una mano. Mi serve uno di casa per mettere questa roba a posto. Sì, portate sì, anche arrivo. Sì, nell'altra stanza. Ecco. Fammi attenzione, vedere. Mi raccomando. Cos'è? Ecco. È questa? Perfetto. Ah, quella è per un momento della sfilata. Flor! Oh. Porta via questa busta. No. No, lascia. Porta via, per favore. E come va con quello dei Mambrù? Geronimo. È un amore. E come suona il piano e canta. Non sai come. Canta e suona il piano. Comunque per me una cosa non la sa fare proprio. Davvero? E ecco, cosa non sa fare? Questo non lo sa fare, per esempio. Aspetta. Che cos'hai? Tu volevi che mi decidessi e adesso che ti prendo? Non lo so, sono un po' confusa, scusami.
sposto questo così gli stand li mettiamo. Va bene, sì, ma tranquilla, perché Delfina si sta provando alcuni abiti e sta chiacchierando con le sue amiche. Oh, ma quale amiche vuoi che abbia quell'arpia? Ma per favore. Florencia, mi puoi spiegare la storia dell'ipotetica uscita che abbiamo fatto tu e io? Lo dico perché, se fosse vero, mi ricorderei fino al minimo dettaglio. Scusami, è stata una bugia di Franco e non avrebbe dovuto. Perdonami ancora. Forse hai una storia con qualcuno qui. Che cosa intendi dire? No, niente, niente. Però è chiaro che qui tu susciti molta simpatia. E tu stessa mi hai detto che sei innamorata di qualcuno. No, qualche tempo fa. Ora non c'è nessuno. E poi, ecco, stupidaggini. Il signor Federico non mi sopporta, figuriamoci. Ma che stai dicendo, Flor? Quello che hai sentito, lui è innamoratissimo della fidanzata. Stanno bene insieme. Uh-huh. E Franco? Franco ha ripreso ad uscire con la sua vecchia fiamma e sembra che con lei abbia trovato un buon rapporto. Chiaro. Sì, ecco. Ho capito. In pratica tu sei libera come me. Una situazione ideale per accorgerti di chi ti ama veramente. Sì, la situazione ideale. Hai ragione. Saresti tu quello che mi ama veramente? Sì. Sì, e con tutta l'anima. Quando comincerai a prendermi sul serio? Io non ti piaccio nemmeno un po'. Facundo? Sei qui. Scusa, mi serve un consiglio su certi abiti, vieni. No, aspetta, ti prego, aspetta, ho bisogno Delfina, adesso, non posso io veramente stare. Stavo parlando con Florencia. Lascia stare, Florencia, ci parlerai dopo. Allora Delfina se l'è presa con Florencia e Roberta ha dato una spinta a Delfina. E Delfina splash. È finita sulla torta di compleanno. Non sai quanto mi è dispiaciuto. A quel punto Delfina ha provato a dare un ceffone in faccia qui, a Roberta. A me. E allora Flor è intervenuta e dopo... Dopo Delfina si è spalmata sulla torta. È fortissimo. Che buffo. Pensa se avessimo potuto usare quelle bombolette puzzolenti. Allora sì che avremmo messo in fuga per sempre quella strega di Delfina. Te lo immagini, l'estate a non finire. Che bello. Davvero. Bello. Martin, ci ascolti? Certo, cosa stavate dicendo? Ma chi è adesso? Ma... Paz, come stai? Bene? Sì? Quando ci vediamo, dimmi dove. Questo ragazzo è fuori di cervello, come tutti in questa casa. Hai visto, Federico? Sì, irrecuperabile. Vabbè. È come se tutti avessero una malattia. Non ci posso credere. Ma allora Florencia aveva le sue ragioni per reagire con Delfina. Sono proprio uno stupido. L'ho ritenuta colpevole troppo in fretta, come sempre. Che stupido. Che donna, Flora. Sempre pronta a difendere i più deboli. Cosa ci fai qui, Federico? Ci stavi spiando. Che ti avevo detto? Questa è una famiglia di matti. Perché Federico ha fatto questo cambiamento? Ho sentito cosa dicevamo. Probabilmente sì. Ed è un bene o un male? Che carino. È delizioso, mi piace. È bello, vero? Sembra fatto per te. Davvero non vuoi sfilare? No, io non sfilerò. Guarda che di quello che dice Delfina a me non importa un bel nulla. L'ultima parola è la mia, per cui se tu decidi di sfilare, quello è l'abito di punta. Non voglio, non mi interessa. Che sfili Delfina, così facciamo contenta lei. E poi a noi che ci importa? A noi importa che venga molta gente a raccogliere tanti soldi per darli ai ragazzi dell'orfanotrofio. Sei un fiore bellissimo. Pensa quando farò la permanente. Guarda che dico sul serio. Bene. Come può una ragazza tanto, tanto dolce, con tanto cuore, essere così sola? Beh, forse perché esistono persone nate per essere principesse e principi e altre che nascono come me. Io potrei cambiare tutto questo, se tu lo volessi. Perché non mi dai un'opportunità, Flor? Io sono pazzo di te. E so che potrei farti felice. Flor, se mi dicessi sì, daremmo una svolta alle nostre vite. E per sempre. Florencia. Perdonate per l'interruzione, non... Ah,
No, non si preoccupi, signor Federico. Tanto ho un sacco da fare di là, scusate. Senti una cosa. Perché sei sempre in mezzo? E tu invece perché stai sempre intorno al mio personale? Non sarà invece che ti comporti così perché sei geloso? Senti, Facundo, quando parli stai attento a non dire cose fuori luogo. Fuori luogo? Sì, certo, è così, perché io sto per sposarmi. I miei auguri. Al contrario, io sono assolutamente libero. Per questo sono in vantaggio. Molto bene. Pronto? Ma si può sapere dove sei? Sono anche passata dal tuo ufficio, ma non ti ho trovato. Anche la tua segretaria non sapeva dove sei andato. Sto lavorando. Possiamo parlare in un altro momento? Ti serve qualcosa? Che tu mi accompagni a sbrigare tutte le pratiche per entrare in clinica. Dove sei? Dimmelo, posso prenderti? No, no, non posso in questo momento. Rimandiamo a domani. Certo, ogni cosa è più importante di me, vero? Mi lasci solo in ogni situazione. E sai una cosa? Tu non tieni a me, non tieni al bambino, anzi, non tieni a nessuno. Mi hai sposata solo perché ero incinta, esatto. No, non dire stupidaggini. Ora sto lavorando, parliamone in un altro momento, ti prego. Ciao. Cosa c'è, Facundo? Qualche problema con la tua libertà? No, nessun problema. Sì, allora il mio assistente ti chiamerà per confermare gli orari delle prove, va bene? D'accordo, benissimo, ci risentiamo. Le mie amiche sono entusiaste della sfilata, non immagini quanto vanno matte per questi vestiti. Davvero? Sì. E tu come hai fatto ad ottenere il contatto? Alcune mie modelle hanno fatto da tre. Vai, Federico! Com'è andato l'incarico che ti ho dato? L'incarico? Quale incarico? Com'era l'incarico, lo sai? Camera mia! Mi fa meglio, ma che fai? Ti prende, non toccare, vai. No! Perché sono questi splendidi di abiti? Per una sfilata che sto organizzando con Facundo. Oh, c'è anche Florenzia. Io, Federico! No, 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 tu non sfilerai, toglitelo dalla testa. Ma ti prego, Maria, convincilo tu, convincilo tu, per favore. Va bene, favore, Maia, dai. Io posso provarci, ma se Federico ha detto così non sarà facile per me. Grazie, Mattias, ti ricordi quanti baci ti davo quando mi compravi i cioccolatini? Certo che mi ricordo, eri una gran furbacchiona. Molto bene, io conto su di te. Non sperare troppo. Con questa ci sfilo io. È terribile, davvero terribile. E per di più, tu le dai spago. Devo ammettere che so conquistare gli uomini. Vieni, amico, vieni nel mio studio. Mi è molto dispiaciuto di quello che è successo con Jonathan. Scusami, ma non pensavo proprio, Martin, che sarebbe andata così. No, tu devi scusare me. Mi sono comportato malissimo, mi sono ingelosito e per questo non... Perché sei ingelosito, Martin? Noi due siamo solo amici. Sì, sì, noi siamo solo amici, ma io dei miei amici sono sempre un po' geloso, anzi, molto, molto geloso. Ah, ecco. Apprezzo molto questa tua attenzione. Beh, però ora tocca a me ricambiare il favore. Dimmi, non so, ti piace qualcuna che sembra non vederti? Veramente ho una fidanzata all'estero, dove ho studiato. Lei continua a mandarmi email romantiche, ma... purtroppo abita in Francia, per cui non credo che... Perché devi cedere subito? Senti, ascolta, spediscimi i suoi messaggi, vedo cosa posso fare. Stavo pensando che potremmo suddividere la nostra sfilata per temi, come per esempio notte di mistero e seduzione, o pomeriggio casual, o... O mezzogiorno ravioli al sugo. Se vuoi fare battute, scegli le almeno spiritose e pensa al tuo lavoro. Ci vuole cervello per capire le battute. Stai attenta quando tocchi i vestiti, perché stando in cucina avrai sicuramente le mani sporche. Perché non vai a guardare i bambini che ti vogliono tanto bene? Delfina, per favore. No, no, meglio andare dai bambini, stare con loro è più divertente. Meglio che stare qui, eh sì, qui sono di troppo. Accidenti, accidenti, che maleducata. Qui dentro c'è bisogno di più polso con la servitù. Delfina, tu lo sai che a me Flor piace, vero? Sì, e mi chiedo come fa uno come te ad avere certe preferenze. Ma i tuoi gusti sono... sono solo problemi tuoi. No, sono anche problemi tuoi. E sai perché? Perché non mi piace che maltratti così Florenzia. E non mi piace che il tuo fidanzato sia sempre lì pronto a dividermi da lei. Per cui se non la smettete prenderò gli abiti e la sfilata la farò da un'altra parte, chiaro? Così Federico la finirà di essere tanto invadente. Ma tu non devi preoccuparti, perché nessuno si intrometterà tra di voi. Anzi, io posso aiutarti a conquistare Florenzia. Facundo, è vero, fidati di me. Tu lasciami fare e mi ringrazierai. Lo spero molto. Ciao.
Finalmente se n'è andato. Non ne potevo più di averlo intorno. Non dire questo, Federico. Facundo è sempre qui perché è innamorato di Flor. Che novità. Non mi ero reso conto che gli ronzava intorno come un moscone. Non l'avevi capito? Non hai nemmeno notato che anche lei è molto interessata? Anzi, gliel'ho detto direttamente. Ma probabilmente per te è una novità. Federico, perché mi guardi così? A cosa stai pensando? Sposiamoci immediatamente, Delfina. Non c'è niente da fare. Ogni giorno è sempre più innamorato di quella strega di Delfina. Albergo in centro, con bar, televisione via cavo, condizionatore, cassaforte. Ottimo, questo hotel ha tutto. Forse ha anche un luogo appartato per gli innamorati. Nico? Sì? Nico? Sì, che c'è? Cosa vuoi? Senti, mi devi fare un favore, piccolo. Che favore? Mi devi spedire quante più email puoi, ti prego. Per quale motivo? Mi puoi fare quello che ti chiedo senza fare troppe domande, eh? Va bene, va bene, ti sommergo di email che scrivo. Devono risultare come se provenissero da un altro stato. D'accordo, qualcos'altro, capo? Devono essere messaggi molto romantici. Come se me li mandasse una ragazza che sia pazza di me, capisci? Romantici? Sì. È troppo quello che ti chiedo? Ecco qua, nella scatola c'è tutto quello che avete ordinato. Questo è il più buono, è il mio preferito. Mi aiuti a portare questo dentro, dai. Senti, Pippo, devo chiederti un piccolo favore. No, se stai per chiedermi un giorno libero, scordatelo, Sofia. No. E voglio che tu mi dia un bacio. No, perché da un po' di tempo i ragazzi non mi vogliono. Io non so perché, in fondo sono solo un po' cicciottella, ma non ho niente di diverso dalle altre. Per cui tu dammi un bacio e dimmi se davvero sono così poco interessante. Va bene, io posso aiutarti se hai così bisogno. Però forse un bacio è poco. Forse ce ne vogliono di più per capire cosa non va. Dammene uno, due, tre, quattro, cento se ce n'è bisogno. Ma attento, attento, perché è una proposta tra colleghi di lavoro. No, è ovvio, stai pure tranquilla. Nessun coinvolgimento. Va bene, facciamo questo sforzo. Pronta? Allora, che dici? Ti piace questo arredamento con le candeline? È bello, vero? Sì, mi piace. È tutto veramente molto bello. Ora spero che la compagnia sia all'altezza del luogo. Beh, per quello faremo il possibile. E questa? Problemi? Nessuno. Niente. Niente, scusami, nulla. Stavi pensando a Flor? No. Assolutamente no, davvero? Te lo giuro, no. Scusami. Ma chi c'è là sotto? No, chi c'è? Ehi, chi c'è? Ehi, Flor, cosa fai? Ci stavi spiando. Io spiare te, Franco? Dico, ma stiamo scherzando? Andiamo, Flor, che facevi qui? Che cosa qui? Succede? Non so, Flor passava di qui per caso e abbiamo sentito un rumore e ci siamo spaventati. Ho capito. Bene, me ne vado perché a casa mi No, non aspetta. Puoi andartene così, Lucia. Ti prego. Vado, riprenderemo il discorso in un'altra occasione. Aspetta, non vuoi che ti chiami un taxi, che ti accompagni? No, grazie. Ma... Florenzia, aprimi! Devo parlare con te! Florenzia, hai sentito? Franco, non è andata come credi. Io non ti stavo spiando. Passavo di qua e ho pensato che di sopra ci fossero i topi. Ah, i topi? Sì, i topi, con quel rumore, cosa... Non potevo sapere io che lì di sopra... E perché quella faccia dispiaciuta? Nessuna faccia dispiaciuta, sono strana per il colpo. Hai sbattuto, vuoi dire? Sì, anche forte, un dolore. Scusami, ho pensato che ti dispiacesse avermi visto con Lucia, ma se mi dici che non è così? Ma come puoi pensare che mi dispiaccia vederti con Lucia? Tu sei libero di fare quello che vuoi e a me non mi importa nulla di quello che fai, ti prego.
povero Pippo, in fin dei conti mi stava facendo un favore. Sì, altro che favore. Se quello riprova a baciarti, ti giuro che lo suono come una gran cassa. Tu sei veramente geloso di me? No, geloso no, ma mi soffiava una ragazza proprio sotto il naso. Ti ricordo che hai fatto di tutto per provocarmi. Mi hai trattato male. Tu credi di non avere nessuna colpa, eh? Proprio nessuna, sei innocente. Non litighiamo, ti prego, ti voglio troppo bene. Sì, anch'io ti voglio bene. Oh, che meraviglia quando due colombi fanno la pace. Hai detto bene, Faccia, siamo come due colombi innamorati. Sono molto contento. E tu con Maya vi baciavate anche voi? Per la verità non so che dire. Maya un giorno mi dice di sì, un giorno di no. Io non riesco a capire. Non prenderla così male. Perché non andiamo a bere qualcosa? Vieni. No, grazie, non posso. Andate da soli, io ho qualcosa da fare. Va bene. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao. Ragazzi, ma che piacere! Avete chiarito tutto? Sì, stiamo molto bene, amore mio. Ehi! No, stavo scherzando, andiamo, dai! Ah. Voi ora dovete aiutarmi con Nicholas, perché non so per quale motivo, ancora non si decide. Ti spiego qual è il problema di Nico, è un tipo molto introverso, per cui se vuoi che lui si decida, devi prendere tu in mano le redini. Se è così, allora lo so bene quello che devo fare. Cosa hai in mente? Non importa. Ragazzi, vi ringrazio. Prima vado a chiudere il negozio e poi porto la carica. È cotta, niente. Che strani questi nostri amici. È vero, ma tu pensa soprattutto ai tuoi problemi, che sono abbastanza. Sì, amorino. Se vuole interrogarmi, per me sono pronta. Scusatemi, sapete dove devo andare per iscrivermi alla scuola serale? Ma a quale anno? Al quinto, devo finire. Ma davvero? Allora sarai in classe con noi? Avete sentito, ragazze? Finalmente una bella notizia. Bella notizia, vero? Sì, puoi entrare qui. Come va? Entri la prima porta vai a destra e chiedi informazioni. Vuoi che ti accompagni? Sei sicuro che non ti perderai? No, posso fare da solo. Vai da solo? Vado. Sì, sì, ce la faccio. Insomma, tutti i vestiti che provavo mi stavano bene. E allora il ragazzo che li vendeva ha cominciato a guardarmi. Non lo credeva possibile. Io stavo provando una camicetta con certi bottoni che... Mai, mai. Ma che ti prende? Che non fa? Mi ascolti, ma che maniere? Ma cosa? Io ti racconto le cose più importanti della mia vita e tu non mi ascolti. Sì, hai ragione, pensavo ad altro. L'unica cosa che riesco ad ascoltare è la musica. Coraggio, raccontami, sono tutta orecchie. Oggi Faccia mi ha dato un bacio in bocca. No! L'hai riconquistato, vi siete riconciliati? No, complimenti, non ci posso credere. Perché mentre noi due ci stavamo baciando, ho visto che Mattias ci stava guardando e sono scappata. Ora se lui dice tutto a Federico, sai che caos che combina. No, non è questo. È che ho avuto la sensazione come di provare un sentimento d'amore per l'uomo che mi stava guardando, non per quello che stavo baciando. Un sentimento. Ah, ti sei innamorato di quell'affascinante di Mattias? Non alzare la voce! Se vengono a saperlo, a casa mi uccidono! Non sai come ti capisco. Mi succede la stessa cosa, divisa tra due amori, Franco o Tripa. Valentina? Tripa neanche ti conosce e Franco... Vuoi dire che Franco non mi conosce? Sì, ti conosce... Però, scusa la sincerità, ma non ti considera molto. Sì, hai ragione, hai ragione. Ma io so cosa fare per farmi notare. Questa notte io resto a dormire qui. Vado nella sala giochi e preparo tutto per il grande evento di Valentina. Quale grande faccio evento? Un attimo, ti cosa vuoi vedere fare? Se sei matta! Salve, posso essere utile? Con permesso. Mattias, cosa fai qui? Che è successo? Volevo parlare con te. Hai tempo? Sì. Ah, Freumann la mala ci ha tornata, sì? Allora rilassale corpo e spirito. Meglio di un monaco zen, Greta. Prendi le mie cose. Delfina! Oh, mia cara. Mamma, sono disperata per il ritorno di Lorenzo. Ha richiamato? No, non ancora. Accidenti, maledizione. Lo sapevo che quell'imbecille non ti avrebbe lasciato in pace. Buonasera. Buonasera. Lei non essere per caso candidata per aiutante Peppy Zitter, sì, che è già stata qui qualche tempo fa? Sì, vedo che si ricorda di me. Come dimenticare tua faccia? Posto già stato preso e non essere questa ora per disturbare. Ma io non vengo per il posto.
Sono venuta per Nicolas, posso entrare? Nein, non essere ora per visite di signorina, ragazzi di questa casa. Devo dirgli una cosa urgente. Sì, sulla scuola, Nicolas è il compagno di una mia amica. Ah, sì? Sì. Riguardo scuola? Sì. Allora entrare pure, sopra destra, seconda Grazie. Porta. Mamma, tu devi aiutarmi, devi fare qualcosa. Cosa dovrai fare? È così, chiamerò Saldivar. La mammina deve sempre risolvere tutti i problemi della sua piccolina. Ma ascolta, a casa Fritzenwalden, posso aiutarla? Cosa dice? Non essere possibile! Questo può essere lui che parla con Greta, lo capisci? Questa notizia essere come bomba! Sì, adesso andare ad affissare, andare a cercare. Era lui, ora viene a dirmelo, sento che viene a dirmelo. Attenta a quello che dici. Greta! Ecco! Chi è? Essere mamma di Roberta, chiamare per portare la piccola a casa. Ma che peccato! Delfina! Quanto tempo perdi per preparare quella sfilata? E tu dormi da solo qui? No, io dormo con Franco, ma ora non c'è, appunto, non c'è, e quindi... Speriamo che torni tardi così. Perché? Possiamo parlare tranquilli. Certo, ma con mio fratello non ci sono segreti, perché lui sa tutto sul gruppo, perciò posso dirgli del videoclip, è io tutto non parlavo a posto. Di quello. Dicevo che se stiamo da soli io sarei disposta. Disposta a cosa? A tutto! Ehi, Nico! Franco! Tranquilli, me ne vado subito, Ma no, visto che ci sei, puoi rimanere. No, non scherziamo. Mi lascio tranquilli, chiedo scusa, guarda, se avessi saputo. Guarda che puoi restare. Dacci dentro, falle vedere che leone che sei. Buttati! Che paura! Franco, Valentina. Sei mio! Franco, baciami! Sei l'amore della mia vita! Sei il mio sole! Franco! Valentina! Franco! Valentina! La 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 Gina della passarella è qui con noi! Ciao, amore mio. Non sono... Delfina, sono... Flor. Sì, me ne sono accorto. In tanto sogno se stas aquí. Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre llegaste aquí. Y así será juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será, y así será. ¿Eh? ¿Eh?